Antonella Fiordelisi zittisce Matteo Diamante. E ora vi parliamo in questo vlog del rapporto fra Antonella Fiordelisi versus Matteo Diamante e Nikita Pelizzon. Oggettivamente visto dal di fuori ci sembra che sia tutto un gran casotto. Da qualche tempo si pensa che i rapporti fra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizzon non siano più ottimi come prima. Infatti abbiamo notato che anche sui TW Nikita scrive ad Antonella senza ricevere risposta. Ma ci siamo sempre domandati in che rapporti siano Matteo Diamante e Antonella Fiordelisi? Antonella Fiordelisi contro Matteo Diamante. Sicuramente i rapporti fra Matteo Diamante e le Donnalisi, come vi abbiamo mostrato in precedenti vlog, sono veramente pessimi. Diciamo proprio di odio-odio, senza nessun amore. Ma il Ligure ha sempre fatto presente che i rapporti con Antonella Fiordelisi sono ottimi e considerarla un'amica. Ora, senza ritornare indietro, pare che questo non sia il parere di Antonella nei suoi confronti. Il tutto parte ovviamente, come accade in questi casi, da Twitter. Antonella Fiordelisi e Matteo Diamante botta e risposta su Twitter. Il tutto parte da Francesco Chiofalo, che l'altro giorno aveva commentato negativamente Antonella Fiordelisi a Radio Radio, come vi abbiamo dato conto nel precedente vlog. Su questo era intervenuto Edoardo Donnamaria, che aveva smentito di avere contattato Francesco Chiofalo, come dal Romano affermato. Le parole di Matteo Diamante. Leggo l'intervista a Radio Radio di un amico, che sicuramente in questo periodo non se la sta passando molto bene a livello familiare. Questo però non deve essere una giustificazione per rivolgere quelle brutte parole che ho letto ad una ragazza seria e, come si dice, alla quale voglio bene e non si merita frasi del genere, come nessuna donna del resto e il diretto interessato lo sa già. Sarebbe stato anche carino da parte dell'emittente un comportamento diverso e magari anche delle scuse. Antonella Fiordelisi risponde a Matteo Diamante. Parole che evidentemente sono suonate molto strane e non gradite ad Antonella Fiordelisi, che infatti sempre da Twitter ha replicato al Ligure che: grazie, ma evita solo di mettere like a cose in cui neanche tu credi, visto che sei a conoscenza di tutto quello che è successo tempo fa. Insomma, credo che sia abbastanza chiaro il messaggio. La stessa Antonella poi scrive su Twitter il seguente messaggio criptico.